Ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video del mio calendario dell'avvento online. Allora, dovremmo essere, diciamo, a metà del percorso e dato che si avvicinano le vacanze di Natale, ho pensato di fare un video dei miei mai senza in viaggio. Voglio farvi vedere tutta una serie appunto di cosine che io mi porto sempre dietro quando parto in treno, in aereo, in macchina, cioè sono quelle cose immancabili per me, cioè le porto sempre a qualsiasi costo. Allora cercherò questa volta di essere super concentrata, a guardare dritto nell'obiettivo, perché sono stata redarguita da un paio di voi che mi dicono sempre: Francesca, ma perché non guardi in camera? Avete perfettamente ragione, quindi ci proverò. Allora, iniziamo subito col dire che quando parto il mio mai senza proprio immancabile è il mio mini iPad. Questo è un iPad, credo sia una serie abbastanza vecchia, che però io porto sempre con me, se non altro perché nel mio iPad non ho tante applicazioni in realtà, però diciamo c'è Netflix e Disney Plus. Quindi durante il viaggio, soprattutto ovviamente se sono in aereo e se sono in treno, in macchina diciamo se non sono io che sto guidando, mi piace guardarmi qualche film e quindi porto sempre dietro il mio iPad. Poi chiaramente quando sono appunto diciamo nel posto diverso da quello in cui mi trovo abitualmente, cioè casa mia, diciamo questo è utile perché è comunque un mini computer e quindi mi consente insomma di, non lo so, scrivere qualche mail, insomma qua dentro ci sono anche delle cose di lavoro che chiaramente mi possono servire. Adesso sto pensando diciamo di cambiarlo, questo mini iPad, di prendere diciamo un iPad un pochino più grande, sono ancora in dubbio, però insomma con questo mi sto trovando benissimo, anche perché essendo così piccolo riesco appunto facilmente a metterlo in borsa, quindi questo non può mai mancare. E diciamo che quando portate cose tecnologiche dietro dovete sempre stare attenti a caricarle prima. A me è successo anche di portarlo scarico, mannaggia a me. Quindi diciamo che è una cosa che comunque è immancabile, prima cosa che metto diciamo dentro la mia borsa di viaggio. Andiamo avanti. Allora, dato il periodo coronavirus, altre cose che non possono mai mancare, sicuramente una mascherina, la FFP2. Quando viaggio normalmente utilizzo questa, non porto mai la chirurgica classica, cerco appunto di proteggermi al massimo. E insieme appunto a questa mascherina porto anche sempre un gel per le mani. In viaggio, invece di portare diciamo i gel quelli un pochino più pesanti, mi trovo benissimo con questi di Shaka o Saka, non so come si chiamano, comunque si compra all'OVS, ve ne avevo già parlato. Vedete, questa confezioncina di gel è super mega compatta e quindi questo è perfetto. Io il gel di solito lo uso anche per diciamo igienizzare il tavolino, i braccioli, insomma faccio una pulizia generale se sono ovviamente in treno e in aereo. E insieme appunto a questo kit normalmente porto anche come si chiamano, quei pezzettini di stoffa che normalmente vi regalano su Trenitalia per coprire il sedile dietro, in modo tale che voi appoggiando la testa avete appunto un appoggio insomma più sicuro, perché appunto mettete questa specie di stoffa appiccicata dietro. Quindi questa appunto è un'altra cosa che di solito sempre dietro. Adesso dovrei avere un kit di Trenitalia da qualche parte, lo devo trovare, però insomma tenete presente che è una cosa che faccio. Altra cosa immancabile quando viaggio è il mio portafoglio da viaggio o portadocumenti da viaggio, chiamiamolo così. Questo l'ho comprato da Sexorize tanto tempo fa, vedete è una specie di portacarte e io qui dentro metto i biglietti dei treni, degli aerei, ho la mia tessera mille miglia e ho anche tutte le, diciamo questa mini portatessere, vedete binario 9 3/4. Attenzione, la regia arriva come al solito, ecco il poggiatesta mi ha scritto ed è questo qua, quello di cui vi parlavo prima, vedete? Questa appunto è l'LT Safety, benvenuto a bordo delle frecce. Questa confezione contiene mascherina, guanti monouso e gel igienizzante. E anche in questo kit c'è appunto il poggiatesta, quindi un kit veramente utile.
Invece vi stavo parlando appunto di questa confezione, diciamo di portatessere che io ho comprato a Londra e vedete qui dentro io ho la mia Oyster Card. Quando vado a Londra ricarico questa tesserina con, non lo so, 10 pound, una cosa del genere. Questa mi serve appunto per salire su tutti i mezzi pubblici di Londra e normalmente non la tiro mai fuori, cioè io passo direttamente davanti al controllore sulla macchinetta con tutta la tesserina, cioè con tutto il portatessere appunto di Harry Potter, rigorosamente ovviamente. E tengo tutto appunto in questo diciamo portadocumenti. Qui ci sono i miei biglietti aereo. Questa era anche, ah sì, questi erano i biglietti per andare a vedere uno spettacolo a teatro e li ho comprati appunto a Leicester Square. Qui era il ticket per che cosa? Cosa avevo visto? Forse il Re Leone. Comunque tutto quello che mi serve, ecco, per il viaggio, documenti, biglietti aerei, biglietti del treno, numero del passaporto, eccetera, eccetera, metto tutto qui dentro ed è super comodo secondo me perché avete in un unico contenitore tutto quanto. Altra cosa immancabile. Diciamo questo soprattutto se vado all'estero, se rimango in Italia direi che no, è il mio cellulare internazionale che è questo qui, questo è un modello di iPhone dell'anteguerra, credo che sia un iPhone 5, qualcosa del genere, quelli colorati, ditemi voi se vi ricordate che modello di iPhone è, però qui io ho la tessera diciamo telefonica internazionale, quella che ho comprato a Londra e questa è la mia fantastica cover, se super professionale. Troppo bello e questo lo porto sempre dietro se appunto vado all'estero e soprattutto a Londra, diciamo. E altra cosa immancabile nei miei kit, diciamo mai senza di viaggio, è il mio cappellino della pioggia che è volato ovviamente. Se uno faccio una roba del genere durante i miei video non sono io. Allora, questo è un cappellino che ho comprato in un negozietto qua a Roma molto carino, l'ho pagato forse 10 euro, diciamo che non è super sobrio, però è il cappellino per la pioggia. Quindi se piove io mi metto questo qui, almeno insomma sono un pochino protetta. Questo lo porto sempre perché a volte magari parto e non ho il piumino col cappuccio, magari appunto parto con un cappotto che non ha una protezione per la testa e questo mi consente appunto in emergenza ovviamente di salvare tutto quanto, quindi poi è piccolo, vedete, lo piegate anche così in borsa non occupa alcuno spazio, quindi questo ovviamente se parto non può mancare. Altra cosa che non può mancare in viaggio ovviamente è il mio mini kit per i denti, perché avete visto i miei video dove parlo del sorriso, dei denti, di tutta la mia storia con la mandibola, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente la cura dei denti prima di tutto. E qui abbiamo appunto lo spazzolino da viaggio, il dentifricio mini da viaggio e anche il filo interdentale che è sempre molto importante, mi raccomando, usate. Altra cosa che non può mai mancare quando parto è un libro, perché io ho problemi, mi piace leggere tantissimo, quindi in questo momento sto leggendo questo libro che è un po' datato, non so nemmeno se si trova ancora in commercio, di Sibilla della Gherardesca e il titolo è Non si dice piacere. Ed è un libro veramente carinissimo, Le buone maniere in azienda come fattore di successo. Questo è un libro datato, nel senso che credo che sia, vi dico subito, il periodo degli anni 2000 e già parlava, diciamo, di quello che poi è l'argomento di questi giorni, New Age, crescita personale e quant'altro. Quindi, insomma, cioè, Sibilla della Gherardesca era avanti. Ed è un libro veramente carino, non so se si trova su Amazon in realtà, magari faccio qualche ricerca e se lo trovo vi metto il link nell'info box, però comunque un libro in viaggio non può mai mancare. Adesso sto leggendo questo, diciamo, libro fisico e quindi ovviamente se parto porterò questo se non riesco a finirlo prima del viaggio, altrimenti diciamo che anche sull'iPad, sull'applicazione appunto libri, ho un sacco di libri, diciamo anche su.
sul computer digitalizzati e quindi magari non porto il libro fisico, però tendenzialmente mi piace molto leggere e quindi il libro non può mancare. Altra cosa che non può mancare chiaramente è il mio cellulare personale con tutto quello che c'è qua dentro, quindi anche questo non può mai mancare. E poi diciamo che ho un kit, diciamo, da viaggio di mini campioncini, cioè io durante l'anno colleziono campioncini e quando parto mi porto dietro, cioè prendo questa bustina e scelgo le cose da portarmi. Per esempio, vedete qui ho il Super Hero che è un mini mascara e questo qui non l'ho mai utilizzato, magari lo porto in viaggio, appunto porto la mini size. Questo qui l'ho trovato nella goodie bag del 9 Muse e vi ho anche parlato del 9 Muse, quindi se insomma volete saperne di più andate a vedere l'altro video, vi lascio tutto nell'info box qua sopra, eccetera eccetera. Un'altra cosa vedete carina, per esempio, è questa crema, la Honey Balm di Wishful. Questo è un campioncino che mi hanno dato da Sephora. Questa crema la sto utilizzando sempre con un campioncino e devo dire che è ottima, infatti credo di prendere la full size. Però vedete, ho campioncini di tutti i tipi. Qui ho delle cremine della Rilastil, ho per esempio questo campioncino del tonico Ceramidin di Dr. Jart, Clarence, guardate quanta roba ho qui, che cosa c'è? Ah, questo per esempio è un mini kit che avevo trovato in un albergo non so dove, però con il cotone, la cuffia per la doccia, e dei cotton fioc, una lima per le mani, quindi dipende da dove vado, magari mi porto direttamente il kit. E poi ho, diciamo, delle mini size un pochino più grandi, per esempio questo è un doccia schiuma di Sensure, vabbè, questo qui vedete, l'aloe vera, questo qui è una mini size, quindi mi può servire anche per partire. Altre cosine carine che ho qua dentro sono per esempio i bagnoschiumi monouso di Sephora. Questo qua, tra l'altro, questi quelli comprai il Natale dell'anno scorso, è un kit, diciamo, di tutti i campioncini, diciamo, no? Che poi tanto campioncini non sono, nel senso che qui dentro c'è un sacco di bagnoschiuma e si comprano, diciamo, mi sembra in una confezione da 10 o da 15 da Sephora e in un kit di Natale, credo che ci siano anche adesso, e questi sono molto utili quando appunto uno deve partire. Poi ho anche qui delle confezioncine un pochino più grandi, sempre mini, però questo per esempio è un latte per il corpo di acqua di Parma, che è veramente buono questo, alla colonia, devo tenerlo d'occhio. Questo qui invece è una mini size del bagnoschiuma alla vaniglia di The Body Shop. Vedete, io non li uso per casa, ma li uso soltanto in viaggio. Questo ha anche un altro shower gel. Poi ho per esempio qui, adesso la prendo se ci riesco, eccola qua, la mini size, qua si sono incollate, del primer del Dior Backstage di Dior. Qui abbiamo shampoo doccia, questo è top quality, vedete, questo l'ho preso in un hotel. Qui ho dei campioncini di Kiehl's, qui ho una per esempio cuffia per la doccia, se vado avanti non finisco più ragazzi. Questi sono per esempio dei campioncini che mi avevano dato in farmacia, qui ho un fondotinta di Dior. Questo qua invece è il Genifique di Lancôme. Ne ho un sacco ragazzi, io li colleziono durante l'anno e quando parto, vedete, invece di portarmi dietro grandi cose, porto dietro creme, bagnoschiumi e quant'altro, creme corpo sotto forma appunto di campioncini. Poi qui ho la mia spazzola da viaggio, anche questa ovviamente è volata e caduta, la mia spazzola da viaggio la lascio
sempre diciamo in questa pochette, perché così mi ricordo di prenderla. In realtà questa è un pochino grande, però sulle spazzole diciamo le mini size sono un pochino scomode, quindi preferisco sempre portare queste spazzole un pochino più grandi. Tenete presente che però la mia spazzola, cioè quella di tutti i giorni, è quella di Balmain. Lo so, mi sono svenata per comprarla, però devo dire che è veramente una spazzola top. Magari poi un giorno ve ne parlerò. Qui ho ancora un mascara, questo è di MAC. Vedete, lo tengo qui perché è un mascara piccolino, anche se credo che anche questa sia una mini size. Vedete, anche se è diciamo grandino, è sempre abbastanza mini size, e anche questo diciamo lo porto sempre con me in viaggio. Altre cose interessanti, diciamo che ho anche qua dei bagnoschiumi e creme corpo. Queste credo siano la linea dell'Erbolario o di Bottega Verde. E poi ho ancora, volevo farvi vedere un mini kit già pronto in queste bustine trasparenti, che tra l'altro ho comprato da Tiger, che sono poi proprio della misura delle bustine che appunto vi danno in dotazione all'aeroporto. Quindi io di solito la preparo già da casa, così quando arriva ai controlli, soprattutto se sono in aereo, ovviamente vi sto parlando nel caso in cui partissi con l'aereo, questo qui diciamo è già pronto con i liquidi e mi consente di non fare tanti giri per tirare fuori tutto quello che diciamo è nella valigia. E qui dentro vedete ho delle medicine, per esempio delle aspirine che porto sempre con me. Vedete, qua c'è già un detergente intimo, è un'altra cosa che mi porto sempre, un fondotinta di Estée Lauder, e qui ho una mini size di un acqua micellare struccante. Questa qua è della Simple e l'ho presa però a Londra, quindi questo lo porto sempre, lo struccante, perché come mini size struccanti difficilmente riesco a diciamo trovarle così anche solo in qualche negozio. La mini size dello struccante insomma non la vedo spesso, quindi l'ho presa a Londra e mi porto dietro sempre questa. E poi ho anche la diciamo mini size di questo rossettino liquido, questo è il Bone Arrow di Kat Von D, che è questo colore super neutro, molto carino, e anche questo lo tengo sempre diciamo come rossettino neutro che mi porto in viaggio. Allora, ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto come sempre, e io vi mando un bacione grosso. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video, di lasciarmi un like, un commento, di seguirmi su Instagram, di entrare in contatto con me, io cerco di rispondere sempre a tutti. Vi mando un bacione grande, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!